Siamo con Eva Vossa presso il comune di Salerno e si parla di Notre Dame de Paris, il prossimo spettacolo previsto presso il Convitto Nazionale Tasso. Quindi, diciamo come mai è importante che Salerno valorizzi anche queste iniziative volte a sostenere e a diffondere la comunicazione per i disabili? La nostra città e la nostra amministrazione non è la prima volta che insomma si presti attenzione appunto a quelle che sono le disabilità. Parlavo prima per esempio di tutte le iniziative, di tutti i progetti che sono stati attuati per gli ipovedenti. Questa volta parliamo di persone con disabilità relativa alla sordità e davvero una bella iniziativa, perché credo che l'articolo 3 della Costituzione, che ci dice insomma che va verso la rimozione di tutti gli ostacoli per garantire appunto le pari opportunità e i diritti all'uguaglianza per tutti, credo che questa iniziativa vada proprio verso l'attuazione di questo articolo 3 della nostra Costituzione, tanto architettoniche ma sono anche della comunicazione in questo caso. Credo che sia un bel segnale di civiltà, perché in una società che ritiene fondamentale la comunicazione penso che bisogna prestare attenzione anche a chi ha difficoltà appunto a comunicare a livello individuale o a livello sociale, per cui davvero una bella iniziativa, credo che e mi auguro, sono convinta che sia una prima iniziativa che da poi va verso quella che è un'attenzione che negli ultimi anni si sta dando per l'attuazione per una legge verso il linguaggio dei segni, quindi credo che sia una gran bella cosa e mi complimento per le organizzazioni. È interessante poi come la RAI, nella persona di Laura Santarelli, abbia scelto proprio Salerno come città per fare questo esperimento. Sì, mi fa anche piacere perché, diceva la dottoressa Lepore, è una delle poche città, se non l'unica, che abbia prestato attenzione. Mi meraviglio come non l'abbiano fatto le altre, in verità. Ovviamente sono ben felice che la nostra città, come al solito, risponde a queste battaglie di civiltà, come dicevo prima. Questa bella iniziativa, che tra l'altro è anche un esperimento molto particolare, comunicativo, oltre che sociale. La prima cosa, quando sono stato nominato commissario straordinario, ho voluto rilanciare lo storico convitto statale Tasso al territorio, e questa è un'iniziativa che apre alla città, perché è importante far capire a tutto Salerno e provincia che il convitto nazionale Tasso è stato un punto e un faro di riferimento per l'intera classe dirigente della provincia di Salerno e anche delle regioni viciniori. Ora, lo sforzo è far comprendere alla città di Salerno che il convitto appartiene alla città di Salerno. La città di Salerno deve riappropriarsi del convitto. Per troppi anni è stato chiuso il convitto in sé. Invece bisogna ridare alla città di Salerno il vecchio prestigio. Il convitto ha un campetto di calcetto, un teatro nuovo che stiamo definendo, ha una palestra eccezionale, ha degli spazi ed è importante soprattutto far capire alla città di Salerno che dal convitto si nasce come per la prima infanzia, scuole elementari, scuole medie e liceo classico, e noi vorremmo aprire anche alla comunicazione, e questo è un aspetto della comunicazione, anche la lingua dei segni, e abbiamo anche intenzione di aprire un nido, perché in modo tale, e in più stiamo pensando anche nelle prossime settimane ad aprire un polo universitario, in modo che al convitto fin dall'inizio fino alla fine si può avere tutto il percorso di formazione culturale della propria vita ed essere dei cittadini da far lustro alla nostra provincia. Quindi in effetti è un messaggio che la scuola vuole lanciare, non solo l'uguaglianza in tutti gli ambiti, ma anche l'aderenza al territorio. Certo, l'aderenza al territorio, perché oggi le scuole e il convitto è un grande complesso e bisogna aprirlo al territorio, alla socialità, bisogna organizzare il tempo pieno. Noi abbiamo anche le cucine, abbiamo i cuochi, abbiamo l'infermeria, e perché non aprire il convitto di Salerno alla città di Salerno? Perché non dire alla città di Salerno: mandate i vostri figli al convitto
Vitto Tasso, perché c'è un'ottima scuola e ci sono tutti i servizi. Una mensa a tempo pieno, la fornitura della centrale del latte, quindi massima qualità, e questo ci dà la possibilità di far capire che è una scuola vera e una scuola di vita soprattutto. Quindi questo sarà solo il primo passo in effetti. Certo, avremo altre iniziative, vorremmo, appena le abbiamo messe a punto, desideriamo che voi venite a visitare il Comitato di Salerno, perché la città di Salerno deve venire. Abbiamo fatto una grande mostra, ricreazione, con delle opere di plastica e di recupero della plastica, del vetro e della carta, con le scuole, i licei e le scuole medie dell'intera provincia. L'abbiamo fatto il 14 dicembre, è stata una grande manifestazione, ancora è allestito il museo. E lì tutte queste opere fatte dai ragazzi sono allestite nel nostro salone. Perché? Perché noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che l'educazione, la vita, la formazione è essenziale per la famiglia, è essenziale per il territorio. Noi dobbiamo migliorare il territorio con le iniziative culturali e non pensare a reprimere il territorio. E il Convitto deve essere in prima fila con la città di Salerno. Grazie. Grazie mille. Aperto non solo agli udenti ma anche ai non udenti per tutelare quello che è un diritto sancito convenzionalmente dall'ONU. Sì, ed è il Notre Dame de Paris che viene rappresentato appunto al Teatro Augusteo e è la prima volta che appunto una rappresentazione teatrale è accessibile contemporaneamente agli udenti e ai non udenti. E infatti sul palco verrà rappresentato nel linguaggio dei segni italiano il Notre Dame, mentre alle spalle verrà proiettato il Notre Dame de Paris che venne rappresentato con Giodito all'Arena di Verona. È un evento molto importante perché punta a superare quello che è appunto la disabilità, soprattutto la disabilità per i sordi, che sono tantissimi in Italia e sono poco tutelati. Basti pensare che la lingua dei segni italiana non è stata ancora effettivamente riconosciuta e questo spettacolo, pensato e ideato da Laura Santarelli, mira appunto a premere per far sì che il linguaggio dei segni italiano venga riconosciuto. Perché è stato scelto il Notre Dame de Paris? Perché è un'opera che di per sé racconta quello che è il problema della diversità e racconta appunto come sia possibile riuscire, nonostante tutto, a superare i propri limiti e quindi a superare la diversità, a rapportarsi con il mondo esterno.